basta guardarla, si vede che c'è un mucchio di stracci e una venere. Questi stracci sarebbero solo dei rifiuti se non ci fosse la venere che li rigenera, la venere che viene dalla storia, viene dalla storia della bellezza, la storia della felicità, e che rigenera questi stracci e di colpo diventano opera d'arte, ritornano a vivere. Una venere neoclassica costretta a fissare una montagna di abiti dismessi è l'opera di Michelangelo Pistoletto, Venere degli stracci, creata nel 1967 dall'artista biellese e riprodotta ora in scala monumentale per la piazza Municipio di Napoli. L'installazione suggerisce il contrasto fra la bellezza immobile e duratura della statua, che viene opposta alla caducità degli oggetti del nostro tempo, di quella società dei consumi che brucia la durata delle cose nel volgere breve d'una stagione. Ci sono delle spiagge intere in Africa occupate da metri e metri di stracci che vengono dai paesi consumisti. È una situazione pazzesca, oltre alle isole che di plastica stanno veramente invadendo gli oceani. Dunque è un momento veramente difficile, tragico per l'umanità. C'è bisogno di questa venere che se ne occupi, ma la venere siamo noi. Siamo noi che dobbiamo prendere il lato migliore di noi stessi. E quindi quello che è la venerabilità del genere umano, perché la venere vuol dire venere, venerare, dalla parola venere viene la parola venerare, e quindi è proprio un fatto addirittura spirituale quello della venere. La Venere degli stracci è stata presentata a Palazzo San Giacomo in occasione del 90° compleanno di Pistoletto. L'intervento, finanziato coi fondi della città metropolitana, rientra nel progetto Napoli Contemporanea, che assegna all'arte del nostro tempo il potere di riqualificare e di attribuire nuovi significati a luoghi e spazi della città. Questa è un'opera che in fondo ci parla anche di alcune grandi attriti della nostra civiltà contemporanea. In fondo il rapporto tra il benessere e quelle che Bauman chiamava le vite di scarto. È un'opera che è rimasta se stessa ed è mutata nel corso del tempo. È come se fosse uno straordinario essere mutante che ha indossato tanti abiti, si è trasformata, è stata in luoghi chiusi, in luoghi all'aperto, ha girato per il mondo e ogni volta è riuscita a intercettare, come pochissime altre opere d'arte contemporanea, alcune emergenze, alcune contraddizioni del nostro tempo. Ovviamente qual è uno degli obiettivi? È quello di portare l'arte contemporanea in città. Noi abbiamo cominciato dal centro, però diciamo è qui l'obiettivo che il sindaco, penso, poi lo dirà lui ovviamente, vuole perseguire, è quello di portarla in tutta la città. Allora posso dare un'anticipazione su questo, che noi stiamo studiando dei bandi genericamente cultura, ma di arte, musica, audiovisivo e teatro, in cui praticamente l'amministrazione darà gli indirizzi programmatici, darà quelli che sono i suoi principi e chiederà alla città di offrire dei progetti, e quindi cerchiamo di mettere in moto quelle che sono le energie migliori della città dal punto di vista culturale e di stringere una connessione sempre più forte tra l'amministrazione, quindi l'indirizzo politico-amministrativo, e gli operatori della cultura della città. L'installazione di Pistoletto costituisce la seconda tappa del percorso di Napoli Contemporanea, che fa seguito all'inaugurazione avvenuta la settimana scorsa dell'opera Questi miei fantasmi di Antonio Marras, collocata a ridosso dell'Università Federico II. Quest'idea di trasformare un po' pezzi di città, di far vivere i pezzi di città attraverso l'arte contemporanea, facendo realizzare delle installazioni da grandi maestri dell'arte. È un segno anche di una Napoli che è fiera e della propria tradizione, della propria storia, ma che è anche proiettata verso il futuro, che sa che i luoghi si debbono trasformare, che ci vogliono segni di contemporaneità che però non dimenticano quello che è il passato e che sono anche affrontano anche facendo discutere sui grandi temi del presente. Vedo grande curiosità, grande dibattito da parte delle persone che si fermano, a chi piace, chi la critica,
Diciamo, insomma, l'arte deve far pensare, quindi noi abbiamo bisogno di pensare tutti quanti, e quindi credo che, insomma, che avremmo raggiunto quel risultato, far pensare anche sul futuro in una città che ha questa grande storia ma deve proiettarsi verso la dimensione internazionale, verso il futuro.